quindi nuova puntata degli strumenti della strega. Oggi parliamo di uno strumento veramente conosciutissimo, veramente famosissimo, che è lo strumento dell'incenso. In realtà l'incenso lo usano tutti, streghe o non, però a livello stregonico è veramente molto 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 importante. Innanzitutto, come praticamente tutti gli altri strumenti, può essere usato in maniera duplice, quindi può essere usato in maniera più simbolica e può essere usato in maniera più proprio lavorativa. In maniera simbolica può essere usato per rappresentare l'est, per rappresentare l'aria, perché appunto l'incenso, facendo fumo oppure non, perché se usate strumenti come questo incensiere qua, quindi mettendo qui le tea light e mettendo qua le erbe, il fumo non lo fa, però comunque, cioè, non lo fa visibile come è normale, però ovviamente c'è, si collega benissimo all'elemento dell'aria. C'è chi dice che si potrebbe in realtà collegare anche all'elemento del fuoco, perché ovviamente per poter bruciare le erbe serve il fuoco. Quindi in realtà c'è chi dice che potrebbe essere usato sia per rappresentare l'aria che per rappresentare il fuoco. Diciamo che in linea generale rappresenta l'aria e la direzione dell'est. A scopo invece lavorativo, potrebbe essere invece usato per molti altri scopi. Potrebbe essere usato ad esempio a scopo meditativo. Quindi durante una meditazione vi accendete un incenso che vi aiuti a meditare. Quindi magari se è una meditazione, non lo so, sull'amore, prenderete un incenso collegabile all'amore. Se è una meditazione invece più su voi stessi, ne prenderete uno magari o sui poteri psichici o sull'individualità, eccetera, eccetera. Può essere usato a scopo purificativo, quindi come avevo detto nel video della purificazione, consacrazione e caricamento, potrebbe essere usato per purificare o gli ambienti oppure, come si chiamano? gli oggetti che avete in casa. Se non sapete di che video sto parlando del video della sezione video speciali su richiesta, vi lascio quel link. Mentre invece potrebbe anche essere usato a scopo purificativo proprio dell'altare, quindi dello spazio, più che dell'altare, dello spazio rituale. Quindi durante un rituale vi mettete lì e accendete un incenso di modo che purifichi l'aria e allontani tutte le energie negative. Potrebbe anche essere usato invece proprio a scopo di incantesimo, quindi usare l'incenso giusto per l'incantesimo giusto è praticamente essenziale. In realtà in questo video non ho intenzione di mettermi a spiegare per le singole erbe l'incenso, perché quello lo facciamo già in parte nel Giardino delle Streghe. Quindi vi lascio anche il link di questa playlist. Se siete interessati a un'erba, volete sapere qual è il suo uso in incenso, perché magari nel vostro giardino cresce tantissimo, non lo so, un fiore o una pianta particolare, e volete sapere se sotto incenso può avere delle capacità, diciamo così, vi andate a vedere i video del Giardino delle Streghe, lo sapete, escono ogni 2 settimane, quindi diciamo che è abbastanza frequente. E potete appunto andare a vedere, ad analizzare un'intera pianta, e c'è anche la sezione dedicata all'incenso. Tuttavia, tenete comunque da conto che utilizzare appunto il giusto incenso per il giusto incantesimo è veramente essenziale. Bisogna fare quindi uno studio sulle erbe. Bisogna fare uno studio relativo a tante altre cose. Ciao, mamma. Bisogna fare tante altre verifiche prima di utilizzare l'incenso, appunto, al momento per l'incantesimo, perché bisogna più che altro utilizzare, appunto, cioè studiare l'erba e le proprietà dell'erba, perché un'erba può, ad esempio, se volete fare un incantesimo per un amore di tipo romantico, ma avete invece un'erba per l'amore di tipo passionale, è ovvio che il vostro incantesimo non funzionerà. Se hai finito di far rumore, Ninni, magari ce la facciamo. Oh, che palle! Quindi magari non funzionerà. Se invece volete attirare la fortuna di tipo economico, ma usate un'erba per una fortuna più da destino, diciamo così, più di intravedere il destino, fra virgolette, non so, tipo incontrare la persona giusta al momento giusto, è ovvio che l'incantesimo non potrà funzionare. Quindi ci va un bello studio prima sull'erba da usare. Gli incensi possono essere in tantissimi modi. Diciamo che ci sono i quattro più famosi, poi ce ne sono altri. I quattro più famosi sono i famosi incensi in stick, che sono quelli che si trovano ovunque, che sono quei bastoncini lunghi. I
Incensi a conetti, l'incenso a conetti, che sono appunto i simboli conetti, l'incenso in erbe su carboncino, quindi prendete una mistura di erbe e ce la ficcate su un carboncino e date fuoco, e la mistura di erbe invece su all'interno di un incensiere, che è lo strumento che vi ho fatto vedere prima, ma può anche avere altre 20 milioni di forme diverse l'incensiere, tenete bene a mente. Cioè ci mettete, nel caso nostro, cioè nel caso di quello che vi ho fatto vedere prima, prendete la mistura di erbe e ce la mettete sopra, ne basta poca, e ci mettete sotto una tea light e voilà. L'incenso può anche essere fatto in altri modi, ad esempio c'è l'incenso in grani. L'incenso in grani è quello tipico presente tipo in chiesa che vi fa morire. Viene usato quel tipo di incenso lì, quindi io lo sconsiglio se avete problemi dal punto di vista respiratorio oppure se vi dà proprio fastidio il fumo così tanto forte, perché l'incenso in grani sprigiona quella cosa che presente appunto in chiesa. Chiunque entri in chiesa, sia perché è obbligato, nel senso che c'è una funzione a cui non bisogna mancare, sia che ci entriate per quello che volete fare, quando sparano, quando c'è il coso lì che fa. Non so neanche come si chiama, che appunto muove l'incensiere per l'incenso, quello è l'incenso in grani che vi ammazza, specialmente se siete nei primi banchi. Avete finito di vivere, perché ve lo dico da persona che l'ha provato sulla propria pelle tante volte, vi ammazza. Dovete uscire, respirare aria fresca e tornare e stare al fondo. Detto questo, io penso di aver finito più o meno il. Non dirmi che abbaia adesso, ti prego, non dirmi che abbaia, aiuto, perché allora orecchie dritte, quindi fra un po' penso che abbai. Comunque, detto questo, finisco il video prima che il cane abbai, vi lascio un bacione, noi ci vediamo al prossimo video degli strumenti della strega, vi ricordo appunto di andare a guardare il giardino delle streghe, e eventualmente se vi interessano misture di incenso già fatto, momento pubblicità, se vi interessano misture di incenso già fatte c'è il mio shop che trovate qua sotto nell'info box. Mua!